cose molto pesanti. Giancarlo Lulli, a titolo personale, fa parte comunque dell'ampi provinciale. Gianca! Dopo quanto ha detto Andrea, ha spiegato bene il significato della giornata, ha spiegato bene cosa significa l'antifascismo e la lotta per la partecipazione. Pur facendo parte della presidenza provinciale dell'ANPI, parlo a titolo personale in quanto non ho avuto delega per parlare in merito. Porto però la solidarietà concreta dell'ANPI in Maglia Cavalli. Questa repressione che sta colpendo a Ravenna come in Val di Susa come in altre parti d'Italia. Solidarietà ma anche preoccupazione perché si vede che quei valori antifascisti, costituzionali, nati dalla Resistenza non sono applicati e si continua con la solita storia dell'equivalenza tra fascismo e antifascismo. Quello che noi vogliamo invece è altro e siamo qui per dimostrarlo e concretizzare questo percorso. Viva la Costituzione, viva la Resistenza antifascista. Grazie di essere venuti a esprimere direttamente la vostra solidarietà. Io volevo dire due parole sul gesto ipocrita che noi abbiamo fatto e che rivendichiamo. È in atto una fascistificazione della società da tantissimo tempo, da anni. Sono anni che noi combattiamo a Ravenna la presenza dei fascisti, il loro tentativo di riorganizzarsi, la loro seria apparenza poi chiusa. Tentativo di aprire la Ravenna, ma chi ha visto la nostra opposizione bella forte e al momento non sono ancora riusciti ad aprirla. Le nostre contestazioni e non l'apriranno mai. Le nostre contestazioni alle loro uscite in piazza, abbiamo una fila di altre denunce allucinanti perché ogni volta che loro scendono in piazza noi li contrastiamo e ogni volta veniamo denunciati, perseguitati. Represse, si difendono i fascisti e si denunciano, condannano gli antifascisti, anche in una città medaglia d'oro a Resistenza. Questo avviene non solo a Ravenna, avviene in tutta Italia e direi anche in tutta Europa. Questa fascistizzazione della società la si vede, la si può stare con mano, quando si va nei bar, quando si gira per strada, quando si va nelle scuole, quando si parla con i colleghi sul posto di lavoro. Sono ormai accettati a livello sociale, è ormai una consuetudine sentire discorsi razzisti e fascisti. Per noi no, noi non rimaniamo indifferenti a questa cosa, insegniamo ai nostri figli che invece bisogna combattere la buona impronta. Questo può voler dire prendere delle denunce, tirare fuori dei soldi, mettere in crisi delle famiglie. Ma non è di certo sufficiente, abbiamo un esempio dei partigiani, abbiamo un esempio che ci hanno rimesso ben più che soldi e diciamo famiglie e cose simili, ci ha rimesso la vita, per cui andare a coprire delle svastiche, chiamando i giornalisti dicendo veniteci a fotografare, perché vogliamo denunciare che nessuno si è indignato per coprire quelle svastiche, nessuno ha detto niente. Siamo arrivati a un punto che è ora di schierarsi, è ora di prendere posizione, è ora di assumersi le proprie responsabilità e l'abbiamo fatto davanti a una scuola perché era vergognoso che i bambini andassero a scuola e vedessero delle svastiche, i simboli delle SS. E ripeto, io mi chiedo anche come il responsabile di quella scuola non abbia detto nulla, non abbia fatto nulla. Comunque,
parte questo. Ai bambini bisogna insegnargli